La pandemia da coronavirus spinge verso il cambiamento anche nel modo di intendere il lavoro, con l'utilizzo particolarmente diffuso dello smart working. L'apertura della fase 2, d'altra parte, ha rimesso in moto diverse aziende chiuse per il lockdown. Confindustria Chieti Pescara, a tal proposito, ha inteso costituire un gruppo tecnico-scientifico composto da profili di assoluto livello, rappresentativi di vari comparti, che sono stati funzionali alla elaborazione di una cosiddetta checklist, una serie di azioni, gestione di turni, ingresso negli ambienti di lavoro, sanificazioni, precauzioni igieniche, comportamenti nei luoghi di lavoro e altro ancora, che le attività possono mettere in pratica per quella che Confindustria definisce ripartenza intelligente. Da qui quindi la necessità e l'idea di pensare ad uno strumento utile per le imprese, avvalendosi della collaborazione di esperti di varie discipline. Abbiamo infatti coinvolto epidemiologi, virologi, psicologi, esperti di big data, data science, industria 4.0, che unitamente ai nostri tecnici di Confindustria Chieti Pescara hanno realizzato un documento ipertestuale che ricorda quali sono tutte le adempienze nell'ambito della sicurezza alle quali attenersi. Il gruppo di lavoro resterà attivo fino alla fine dell'emergenza e resterà quindi a disposizione di eventuali richieste e approfondimenti che dovessero pervenirci dalle imprese. Siamo passati da una situazione pre-pandemia con un fattore spazio senza confini, cittadini del mondo e di conseguenza un tempo sempre insufficiente, a una situazione completamente opposta, dove lo spazio è diventato ristretto, spazio per lo più rappresentato da una stanza in condivisione con il nucleo familiare e una grande disponibilità del fattore tempo. Quindi un'opportunità vitale che ha trasformato milioni di colletti bianchi in colletti digitali e che ha permesso a molte aziende di continuare a lavorare e quindi di sopravvivere. E questo documento ha un aspetto molto importante, che è l'equilibrio. L'equilibrio, perché giustamente il Presidente ci ha ricordato l'importanza della sicurezza e della salute, però ci ha ricordato anche il benessere sociale e il fatto che le aziende ovviamente non possono chiudere. Non è facile trovare questo equilibrio, ma è chiaro che noi non possiamo, per avere una certezza di totale di sicurezza, arrivare a sospendere del tutto le attività, soprattutto in una fase post-emergenziale. Con tutta una serie di persone, ovviamente incluso il grande Lamberto che è a fianco a noi, stiamo pensando alla realizzazione di una fondazione ASD di Pescara in questo periodo. Noi potremmo cominciare a pensare a un mondo in cui le professionalità che ci servono per migliorare specifici settori dell'industria biomedica, ma ancora più tutto quello che è ovviamente servizio sanitario avanzato, ma ancora più tutto quello che può essere lancio di base per attività imprenditoriali sul territorio, potrebbero da questo momento in poi, con i nuovi spazi, trovare davvero una interdigitazione di settori strategici.